iniziato a fare atletica un po' per caso, grazie a un professore che mi ha indirizzato al campo di Roma. E mio nonno è stato olimpico negli anni 50 della Nigeria. Quindi l'atletica, ecco, è nel sangue. Negli anni mi sono appassionata molto e vedevo io stessa i miglioramenti e quindi ho iniziato a pensare anche più in grande. Adesso correre è il mio lavoro. Tra i traguardi più importanti sicuramente il 2016, quando abbiamo vinto sempre con le ragazze della 4x4 il bronzo all'Europeo. Ma ancora più bella sempre nel 2016 alle Olimpiadi, quando abbiamo fatto il record italiano. È stata un'emozione bellissima, perché da una parte in Corrum ce l'eravamo dette, ragazze, dobbiamo fare il record italiano, ma poi quando veramente abbiamo visto il risultato c'è stata una gioia immensa ed è stato bellissimo comunque farlo a un'Olimpiade dove da casa c'erano tanti spettatori a guardarci. Io mi sono trasferita a Rieti nel 2012 e appunto per l'atletica. Rieti è una città molto più tranquilla rispetto a Roma e questo è perfetto per un atleta. Adesso siamo nei giardini del Vignola, si chiama così. Io l'ho sempre chiamato il labirinto, da dove si vedono i tetti di Rieti. È bellissimo, è uno dei posti che mi piace di più di Rieti. Mi piace anche Piazza San Rufo, dove c'è il monumento dell'Ombelico d'Italia, appunto perché Rieti è il centro d'Italia. E poi anche il Ponte Romano, che passa appunto sopra il fiume Velino, tutto il suo argine. Un piatto tipico che posso consigliare sono le fregnacce, buonissime, ma io faccio sempre provare la gricia.